E Alex ha detto niente di quanto è successo alla sfilata? Non ho insistito. Secondo te che cos'era? Sai, le ragazze cattive c'erano anche quando andavamo a scuola noi. No, non erano così. No, non erano così. E non credo che sia una cosa appena iniziata. Penso che vada avanti da un po' e ce ne siamo accorti solo ora. Lo credo anch'io. Davvero? Ah, tutto il resto. È facile diventare paranoici. Vedere legami dove in effetti non ce ne sono. Se non ne parlavo con un altro genitore, ero sicura che, insomma, sarei impazzita. Con chi hai parlato? Beh, la mamma di Non. Annie è in Texas e non me la sentivo di dirglielo al telefono. Quello che ha fatto Davis è orribile, persino Alex è meglio. Dai, lo sai che vi chiarirete. Vi volete un bene dell'anima. Vi ha chiarito molto bene che non vuole vedermi più. Ci penserò io, come al solito. Sei l'unica persona che conosco ad essere stata arrestata più volte. E la baronda abbia inizio. Grazie. Tutti questi sotterfugi solo perché non volevi passare il fine settimana con i tuoi. C'è questo ragazzo, diciamo un amico. È carino? No, sul serio, è carino. Ci vediamo stasera. Allora si può sapere che c'è che non va. Sai, basta che io dica il suo nome e precipitiamo in un vortice di imbarazzo. Mi dispiace. È solo che. Solo per ipotesi. Mio padre fa finta di non sentire, ma diventa tutto rosso e fa delle smorfie come se avesse l'orticaria. Va bene. Ci proverò. Parlerò con Will. Forza, buttatelo giù. È passato troppo tempo dall'ultima volta che siamo usciti tutti insieme ed è la prima volta che ci troviamo a bere tutti insieme, legalmente si intende. Perciò, alla salute di tutto il gruppo, quelli vecchi e quelli nuovi. E che tutti otteniate quello che desiderate. Non lo faccio per vantarmi, ma metà delle persone in questo locale ha addosso una mia creazione. Che cosa, Cody? Vuoi ancora da bere? Faremo sesso proprio su questo bancone. Wow, spegni i bollenti ardori. Fragile, per questo ci vogliamo tanto bene. Tra uno schiaffo e l'altro. Sai, Rosario, te lo devo proprio dire, sei uno schianto stasera con questo abito. Grazie. Insomma, mi chiedi di uscire con te o no? Non posso, sto lavorando. Guarda quegli stupidi romantici.
E avranno anche l'amore, ma sai cosa abbiamo noi? La perfezione.